nuovo rischia di togliere. La Giorgio Tesi Group domenica al Palaterme di Montecatini alle ore 18 affronta Rieti, che in questa stagione ha già battuto due volte biancorossi. Motivo in più per vincere, dimenticare Roma e riprendere il cammino verso la scalata all'alta classifica. L'incontro sarà anche l'occasione per ricordare il mito Kobe Bryant, scomparso il 26 gennaio di un nefasto 2020. Contro Rieti un po' la bestia nera di Pistoia, visto che questa stagione ci abbiamo già perso due volte. Ma sì, credo che fossero due partite estremamente particolari per il momento in cui sono arrivate, però resta il fatto che chiaramente per due volte hanno dimostrato di essere stati più bravi di noi e questo deve essere uno stimolo per provare a dare un esito diverso, pur consapevoli che il contesto e il peso della partita in questo momento è chiaramente diverso e quello che c'è in palio vale molto di più. Ci vorrà indubbiamente un approccio alla partita decisamente diverso rispetto a un primo quarto non certo buono di Roma. Sì, credo che come sempre nel basket bisogna anche cercare di guardare oltre il proprio naso. Credo che noi abbiamo delle responsabilità, però penso che Roma abbia dei meriti, hanno giocato un quarto senza sbagliare un tiro, trovando tante soluzioni, tanti interpreti e portando la partita sul ritmo congeniale. Già nel terzo quarto abbiamo fatto vedere di non essere disposti ad accettare in modo inerte appunto l'andamento della gara e questo sicuramente è un elemento positivo. È innegabile che in questo momento stiamo giocando tante gare e così tante gare questi giocatori non sono abituati a giocarle, però sicuramente la condizione del gruppo è in crescita e speriamo di avere una tenuta mentale, perché poi anche a livello nervoso adesso è chiaro che bisogna essere solidi, perché la stanchezza si sente anche da questo punto di vista. In un momento così difficile, un po' drammatico per l'economia italiana, nazionale, internazionale, noi a Ianese Group Service, qui di Agliana, siamo molto vicini diciamo, al basket, col nostro piccolo contributo cerchiamo di essere vicini al basket di Pistoia.